Oggi pulisco io. Questo è il titolo del secondo appuntamento nell'ambito dell'iniziativa Una sostenibilità fai da te, promossa da Europe Direct. L'incontro si è tenuto al rettorato dell'Università degli Studi di Siena, con la presenza di due classi della Scuola Superiore San Giovanni Bosco di Colle Valdelsa. Al centro dell'incontro, la preparazione del detersivo. Un'iniziativa rivolta a tutte le generazioni, ma soprattutto agli adulti di domani, che attraverso questo approccio di sviluppo sostenibile possono scrivere un futuro diverso per preservare il nostro ambiente. Oggi la seconda iniziativa di Europe Direct e oggi questo incontro riguarda alcune buone pratiche che possiamo adottare tutti noi in prima persona per la realizzazione di detergenti ecologici fai da te a base di prodotti naturali, quindi buone pratiche che potrebbero ridurre sicuramente l'impatto ambientale dei detergenti chimici che vengono comunemente utilizzati e quindi aiutare l'ambiente. A questo proposito, ecco, volevo mostrare questo un sapone che è stato fatto da Europe Direct, completamente biologico, e questo, ecco, è un esempio di quello che si può fare anche noi a casa. Stamani mattina avremo un po' di istruzioni su come procurarci a casa le materie prime e come poi poter arrivare alla produzione dei saponi o di altri detergenti, sia per la pulizia del corpo che per la pulizia della casa. Ecco, immagino non sia una risposta facile, però le chiedo: quali sono i segreti del sapone? Ma i segreti del sapone sono l'importante, le materie prime che siano naturali, ecologiche e di qualità. E se si pensa ai nostri antenati, ma antenati anche recenti, parlo del primo dopoguerra, quando ancora l'industria chimica non si era sviluppata come adesso, le nostre nonne, le nostre bisnonne utilizzavano la cenere per la produzione del sapone, che poi utilizzavano in vari aspetti della vita quotidiana. Quindi, ecco, il segreto del sapone, fare il sapone è veramente semplice, ci vogliono pochi ingredienti che costano poco e che abbiamo tutti in casa. Professoressa, oggi siete qui con due classi, ovviamente all'interno dell'ambito delle giornate dell'economia che fate in collaborazione con Europe Direct. Oggi si parla di sapone, le chiedo un commento a questa giornata. Allora, è la seconda giornata peraltro che facciamo sui temi della sostenibilità, per la nostra scuola è un tema importante sul quale stiamo già lavorando da anni, in particolar modo con il liceo economico e sociale, e anche abbiamo attivato a partire dallo scorso anno una curvatura ambientale, inserendo appunto proprio una nuova disciplina che si chiama ambiente e sostenibilità. Questo per dire quanto ci stanno a cuore questi temi. Quindi oggi abbiamo già fatto un primo incontro dove abbiamo parlato del riuso, del riciclo, quindi dell'economia circolare. Oggi ci occuperemo di quest'altro tema che rientra pienamente in quelli che sono gli obiettivi della nostra scuola, in particolar modo su questo indirizzo. Tantissimi giovani ragazzi che avranno modo di apprendere delle nozioni che possono tornare utili anche nella vita di tutti i giorni. Ecco, sì, credo che il messaggio importante che è venuto fuori da queste giornate e che sta venendo fuori è quello che ognuno di noi può fare una piccola parte, e quindi se interveniamo e se c'è una sensibilizzazione proprio delle nuove generazioni, credo che questa sia una spinta fondamentale per affrontare temi che sono temi globali, che riguardano tutti, i cui segni purtroppo sono anche evidenti. Questa mattina qui per Europe Direct con un progetto che si interseca anche a uno che avete già voi con la vostra scuola, sempre sulla sostenibilità. Sì, penso che sia una bella iniziativa, mi hanno molto colpito le start-up e le diverse iniziative, e sì, nella mia scuola abbiamo già approfondito questa, è molto interessante. Con Daniele Magrini, che oggi modera questo incontro di Europe Direct, il secondo, con tantissimi giovani studenti e giovani studentesse. Oggi si parla di sapone, ma più in generale si parla di piccole azioni importanti per la sostenibilità.
Sì, ecco, il piacere di questi due incontri, il primo che si è tenuto all'Università di Chieti con Siena in collegamento e viceversa, con Europe Direct di Siena e di Chieti insieme a produrre, diciamo, questi due eventi che hanno una particolarità. Siamo sempre abituati a parlare di sostenibilità rispetto all'agenda 2030 in ritardo, a tutto la CAP per esempio che c'è ora a Baku dove non si trovano gli accordi, a Trump che esce dall'accordo del clima. Cioè bisogna imparare a capire che la sostenibilità inizia da noi e quindi eventi come questi che mettono soprattutto alla ribalta alcune azioni concrete lo fanno guardando al mondo degli studenti in particolare, hanno una loro importanza, credo, maggiore rispetto a tante chiacchiere, diciamo pure. Un percorso che inizia dalle scuole superiori. Eh sì, inizia dalle scuole superiori, inizia da quel momento in cui i ragazzi cominciano a essere, come dire, autonomi e quindi possono anche in casa, rispetto ai genitori di altre generazioni, essere sollecitatori verso buone pratiche che consentono di iniziare da casa o dai banchi di scuola una incisiva azione all'insegna della sostenibilità, dalla quale non possiamo prescindere. Professore, secondo evento, sempre sulla sostenibilità, sempre legato a Europe Direct, un progetto importante che coinvolge tanti giovani. Sì, la nostra intenzione è quella di portare sempre più il messaggio di cosa fa l'Unione Europea e quindi i temi della sostenibilità sono centrali nell'azione dell'Unione. Noi come centro Europe Direct ci rivolgiamo ai nostri studenti ma anche agli studenti delle scuole che sono partnership di questa iniziativa e a tutti i cittadini che possono partecipare sia in presenza sia in remoto. Ecco, tanti temi toccati, tutti temi sulla sostenibilità chiaramente, ma che possono riguardare ognuno di noi nelle proprie azioni quotidiane, come oggi per esempio si parla di pulizia e di sapone, ma così come tutti gli altri temi. Sì, oggi si parla di sostenibilità anche in un senso pratico, infatti abbiamo avuto come partner di questo doppio evento la professoressa Lamponi e questo è anche nella logica dell'apertura delle iniziative di Europe Direct a tutti i dipartimenti dell'Università di Siena e anche per portare le nostre iniziative di ricerca da un livello più generale ed astratto a un livello concreto che possa interessare a tutti.